Mister Stefano Turi, è arrivata una sconfitta qui in casa del Baiardo, un buonissimo primo tempo in cui davvero avete mantenuto il pallino del gioco nelle vostre mani, forse siete mancati un pochino giusto nei 20-25 metri, poi nella ripresa il Baiardo è andato in vantaggio, forse lì forse un pochino vi siete disuniti. Sì, nel senso più che disuniti, male un gol in un momento in cui pensi di essere abbastanza padrone, no, del campo, per cercare magari uno spiraglio per poter provare a sbloccare la partita. Prendi un gol così, è normale che moralmente ti dà un po' una mazzata, ecco, specialmente a quel punto lì del secondo tempo. Per cui poi dopo abbiamo comunque riprovato a avere un po' di logica, di idea in quello che si faceva, e anche in un momento difficile sono rivenute fuori, un paio di belle palle lì davanti al portiere, un paio di cross che sono stati mancati per un soffio. Quindi se fosse entrata una di quelle palle, e direi che sarebbe anche stata meritata, insomma, sicuramente avrebbe tutto un altro sapore un pareggio in questo campo oggi, per come è stata la gara. Ecco, credo che non sia assolutamente meritata la sconfitta, però ci si con i meriti a volte è meritata sicuramente da parte loro, che hanno fatto la loro partita, quindi senza nulla togliere all'avversario. Ecco, però penso che avremmo dovuto portare via qualcosa da questo campo qua, e ora è un momento così e ne prendiamo atto. Ecco, come dicevi bene tu, questa mazzata dal punto di vista mentale è anche un po' figlia dei risultati precedenti, poi escludendo diciamo il risultato di Coppa, che comunque è un'altra competizione. Però ecco, forse anche quel risultato lì poteva fare un po' di morale. Certo, no, il morale sicuramente c'è stato, però questa squadra gioca magari sempre per provare ovviamente a vincere e a fare delle belle partite e a proporre del buon calcio. È sicuramente figlia delle due sconfitte, perché diciamo che anche ora questa è la terza, le due sconfitte che sono arrivate in precedenza sono state sempre figlie di gol, di quei gol presi in maniera anche un po' stupida, che poi non dobbiamo lasciare che condizionino, no, il rendimento anche della partita successiva. Dobbiamo liberarci da questo scoglio, magari, di aver preso un gol. Bisogna cercare di essere sereni e continuare a giocare il bel calcio che stiamo offrendo, che non è fine a se stesso, ma insomma ti permette di creare, ecco, di essere padrone del campo. Poi non sempre si riesce a fare quello che si vuole, ci sono anche gli avversari bravi loro. Ecco, come accennava il collega, insomma, le assenze si fanno sentire. Uno, ad esempio, come Baudi farebbe comodo anche a tante squadre di Serie D in questo momento. Certo, le assenze del Baudi, il capitano. Ora si è fatto male anche Tivegna, che la settimana scorsa, ecco, che è un giocatore importante per questa squadra. Quindi sicuramente quando l'organico è al completo è un'altra cosa, ecco, per tutti. Però insomma oggi hanno giocato anche dei ragazzi, sono entrati dei ragazzi anche giovani, hanno fatto un minimo di esperienza, quindi cercando di prendere sempre le cose positive. La squadra ha reagito, la squadra ha lottato, la squadra è giù di morale ovviamente per la sconfitta, ma è pronta a ripartire, ecco, da martedì.